Tante le iniziative nell'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura, così come tanto è il sostegno che arriva dalle realtà del territorio. Tra queste c'è anche la Camera di Commercio delle Marche. Beh, penso che più che un evento della città è un evento della regione Marche, oggi avere la possibilità di essere riconosciuti qui a Pesaro come capitale della cultura 2024 dà la possibilità a tutti quanti noi di poter, diciamo, emergere su tanti profili che possiamo poi dopo utilizzare con le peculiarità che abbiamo nel territorio marchigiano. La Camera di Commercio ha voluto sostenere, sia economicamente che con alcune attività, eh, questo anno importante anche per promuovere il mondo della cultura e anche dei siti UNESCO. Eh, ricordo che... Eh, in questi giorni stiamo organizzando eh, l'evento ottobre dei siti UNESCO del network Mirabilia dove cercheremo di portare sul territorio pesarese tutte quante le Camere Commercio che hanno dei siti UNESCO, che sono riconosciute dentro mirabilia cercando di allargare il network anche a quei network che si sono creati in Europa. È un modo eh, nuovo di poter internazionalizzare la cultura, internazionalizzare il turismo, ma anche tutto quello che può essere messo in campo in un momento come questo. Oggi, eh, Pesaro Capitale della Cultura ci dà questa possibilità qui. Con l'amministrazione abbiamo presentato proprio lo scorso mese il logo che le varie associazioni o chi ne ha interesse lo potrà utilizzare all'interno delle loro brochure o delle loro diciamo, comunicazioni social con tutto il VADEMECUM, proprio per valorizzare ancora di più questo evento. Abbiamo la possibilità in questo anno di essere. Eh, Sull'attenzione di tutta l'Italia, ma anche penso dell'Europa e di quelle eh, nazioni che vengono toccate dall'amministrazione eh, di Pesaro. Eh, abbiamo avuto a giugno eh, l'evento sull'internazionalizzazione con le camere di commercio all'estero, lì portammo eh, il vice sindaco, il dottor Bimini con noi eh, a far conoscere alcune camere di commercio da quella australiana, canadese, eh, Dubai, eh, quella tedesca e da lì si sono uh, mossi per avere poi dopo degli eventi collaterali anche fuori dal territorio marchigiano pesarese. Ecco perché oggi più che mai poter valorizzare e essere al fianco eh, in questo anno eh, dell'amministrazione eh, di Pesaro può dare un valore aggiunto. La Camera di Commercio può mettere in campo il sistema delle imprese? E far sì che il sistema dell'impresa, anche il sistema della cultura che lavorano all'interno dei vari network che si sono creati, possano avere il loro spazio. Non dimentichiamo che oggi la cultura è anche un valore economico importante, è un valore sociale, ma è un valore anche diciamo, di forza lavoro per tutti quei ragazzi e quelle ragazze che lavorano all'interno di tutte quelle cooperative che eh, si sono mosse per realizzare eh, dei progetti. Ecco perché oggi più che mai la Camera di Commercio è felice di essere uno dei partner del Capitale della Cultura 2024 di Pesaro. Oltre al prestigio che comporta il riconoscimento di capitale italiana della cultura, è importante anche sottolineare gli effetti positivi di quest'ultima, soprattutto nei confronti delle imprese del territorio e che probabilmente si sta già avvertendo. Su Pesaro sicuramente sì, anche per le varie amministrazioni che sono all'interno della provincia di Pesaro che hanno la possibilità di poter avere degli eventi collaterali. Ma io allargherei l'orizzonte a livello regionale, si, si, si sente, si vedono anche su alcune trasmissioni a livello nazionale, perciò ecco, Pesaro diventa un punto di aggancio anche a livello diciamo turistico per far conoscere la nostra regione. È importante avere questo riconoscimento, è importante che tutti quanti oggi insieme collaboriamo per far sì che sia un anno meraviglioso per Pesaro ma anche per la regione Marche.